Essere solo i tecnici, se non sbaglio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, radiologia, data 11 aprile. Aprile 22. Allora, Cavarretta, Presente. Ferrante, non c'è, Guerreri, Maggiolino, Maniscalchi, Presente. Miale, Presente. Milo, Presente. Presente. Munna. Ferri, Presente. Pirozzolo, Presente. Rusciano, Trapani. Zagra. Presente. Camilla. Perfetto, Presente. lo togliamo così. Allora, prendiamo il programma che ho preparato alla continuazione della lezione dell'altra volta, ma con i colleghi di medicina saremo poi nel pomeriggio. Quindi, allora. Quindi cominciamo con. Avevamo cominciato noi l'apparato digerente? No. Avevamo fatto semplicemente la cavità orale, i denti, la faringe, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo fare l'esofago. Andiamo, cominciamo subito. Ecco, infatti. Perfetto. Allora, ora dobbiamo parlare nella lezione di oggi della prima parte degli argomenti che riguardano l'apparato digerente.
E a proposito dell'apparato digerente, noi la volta scorsa abbiamo accennato a quella che era la dentizione decidua e permanente, abbiamo parlato dell'anello del Waldeyer, a proposito perché abbiamo parlato della faringe, abbiamo parlato del sistema di difesa linfatico dell'ingresso attraverso le fosse nasali, attraverso la cavità nasale. La cavità orale, come voi sapete, si compone di una volta e di un pavimento. Nel pavimento noi abbiamo questo grosso organo con una componente muscolare molto rappresentata, che è la lingua. E quindi cominciamo a descrivere questa lingua. La lingua, come voi vedete, presenta questa porzione rivolta in alto, che si chiama dorso della lingua, la quale presenta una struttura piuttosto complessa e non perfettamente liscia. Essa si compone di una porzione distale, che si chiama apice della lingua e non punta della lingua, come siamo soliti dire. Poi c'è il corpo e poi c'è la radice della lingua. Come voi potete vedere, nella lingua noi abbiamo un solco non molto profondo, che si chiama solco mediano, e poi abbiamo tutta una serie di rilievi che sono più o meno grandi, più o meno rappresentati, che prendono il nome di papille linguali. A che servono queste papille linguali? Servono per, la maggior parte di loro, presentano all'interno dei recettori gustativi, quindi recettori per il gusto. E vedremo che ce ne sono alcune che sono molto, molto rudimentari, molto semplici, si chiamano papille foliate, altre si chiamano filiformi, e poi ci sono delle papille un po' più, diciamo, un po' più articolate, che vi faccio vedere ingrandendo questa immagine. Sono queste papille fungiformi, vedete, sembrano dei funghetti. E poi abbiamo queste papille più voluminose che formano questa B a livello del cosiddetto solco terminale, che prendono il nome di papille circumvallate. Ora li descriveremo con maggiore dettaglio. Queste papille linguali sono quindi papille filiformi, papille fungiformi, papille foliate, che sembrano delle foglie, e poi abbiamo le papille circumvallate. Vedete, è come se ci fosse un fossato attorno a questa struttura, e all'interno di questo fossato entra la saliva con i vari gusti. Quindi abbiamo la possibilità di percepire e di decriptare i vari gusti. Quindi filiformi, fungiformi, foliate e circumvallate. Nel contesto di queste papille, nel fondo di queste papille, noi abbiamo i cosiddetti calici gustativi. Che cosa sono questi calici gustativi? Sono costituiti da cellule epiteliali modificate, con al centro un piccolo poro attraverso cui penetrano le sostanze che devono essere decriptate, e attraverso un meccanismo di trasduzione da sostanza chimica, quindi da energia chimica a energia elettrica, questi calici gustativi si mettono in relazione con dei recettori, dei dendriti di cellule nervose, e quindi sono in grado di recepire quelli che sono i gusti. Nella porzione inferiore della lingua invece non abbiamo papille, ma abbiamo questa struttura che si chiama frenulo linguale, che è quello che è quella specie di piega che vediamo al centro, di sotto della lingua, e ai due lati vediamo queste caruncole sottolinguali, dove abbiamo la secrezione della saliva da parte delle ghiandole salivari maggiori, che poi vi dirò. Nella porzione inferiore della lingua vediamo anche in superficie dei vasi venosi,
ben evidenti, mentre invece sulla superficie superiore questo non avviene, perché altrimenti noi avremmo delle ferite masticando il cibo più robusto. Nella cavità orale noi dobbiamo riconoscere una cavità orale propriamente detta, che è questa che contiene il palato, la lingua, eccetera, eccetera, che è all'interno dei denti, e una ulteriore porzione che si chiama vestibolo. Ragazzi, dovete tenere le telecamere accese, che si chiama vestibolo e che si trova tra i denti e le guance, e la superficie interna delle guance. Milo e Maggiolino, dovete accendere le telecamere. Sì, ora le accendo. La cavità orale è umettata dalla presenza di molte ghiandole che producono la saliva. La saliva è un termine generico per indicare almeno due componenti, che sono una componente sierosa, quindi contenente materiale proteico ed enzimi, e una componente di tipo mucosa. Ora noi avremo ghiandole mucose, ghiandole sierose e ghiandole miste, soprattutto ghiandole miste. Quindi le ghiandole salivari poi si distingueranno in ghiandole salivari maggiori e ghiandole salivari minori. Le ghiandole salivari maggiori sono più voluminose e sono delle ghiandole extraparietali, cioè sono le ghiandole che, pur essendo nate a livello della mucosa della cavità orale, hanno perso il rapporto con questa mucosa della cavità orale e si trovano in delle logge al di fuori di essa. Poi invece abbiamo numerosissime piccole ulteriori ghiandole salivari che contribuiscono a mantenere umida e lubrificata la superficie della bocca. Le ghiandole salivari maggiori, che sono quelle più voluminose, abbiamo detto sono ghiandole extraparietali, sono tre pari, quindi sono in tutto sei. Queste ghiandole sono le parotidi, che hanno una posizione retro-auricolare e sottomandibolare, sotto angolo mandibolare, quindi lo troviamo pressappoco a questa altezza. Poi abbiamo le ghiandole sottomandibolari, che troviamo in continuazione al di sotto del corpo della mandibola e dell'angolo mandibolare. E poi abbiamo due ghiandole centrali, al di sotto proprio del mento, che si chiamano ghiandole sottolinguali. Qual è la differenza tra queste ghiandole, anche se la principale è quella della sede? La differenza sta nel tipo di secreto, perché mentre le ghiandole parotidi sono delle ghiandole sierose pure, le ghiandole sottomandibolari o sottomascellari e sottolinguali, sottomascellari e sottomandibolari è la stessa cosa, sono ghiandole a secrezione mista, quindi secernono sia le proteine che il muco. E questa è la panoramica delle ghiandole salivari maggiori, che sono la parotide, vedete, la sottomandibolare e la sottolinguale. Vedete, la sottomandibolare va a sboccare a livello del pavimento della bocca, a livello di queste caruncole sottolinguali. Invece una cosa che vediamo in questa immagine è che la ghiandola parotide ha il suo condotto escretore in corrispondenza del secondo molare superiore. E dove? Nella cavità vestibolare, quindi tra la guancia e i denti. Tanto è vero che, immagino che qualche volta siate andati dal dentista, cosa fa il dentista come prima cosa? Vi mette un tamponcino di cotone tra il molare e la guancia. È vero? Vi mette questo cilindrino di cotone. Perché? Perché
Altrimenti la secrezione della ghiandola parotide potrebbe andare a bagnare il suo lavoro, invece lui, se deve fare le otturazioni delle cose, ha necessità di avere tutto perfettamente asciutto. Quindi questo condotto della ghiandola parotide si chiama condotto di Stenone e termina a livello della guancia in corrispondenza del secondo molare. E vedete, questo è l'aspetto istologico. Quindi, istologico, ora ci ritorniamo. Volevo ritornare un attimo sul problema dei condotti escretori. Quindi, ghiandola parotide, abbiamo detto, dotto di Stenone. Ghiandola sottomandibolare, i due condotti che troviamo accanto al frenulo della lingua, si chiamano condotti di Wharton. Le ghiandole invece sottolinguali terminano a livello della mucosa del pavimento della lingua, della bocca, non con un condotto singolo, ma con tanti condotti. E vedete, questo si vede anche qua, la parotide, dotto di Stenone, la sottomandibolare arriva all'altezza della porzione al di sotto della lingua, vedete, mentre invece la sottolinguale ha diversi dotti lateralmente da un lato e dall'altro lato. Dal punto di vista istologico, noi già conosciamo la differenza tra un adenomero di tipo sieroso e un adenomero di tipo mucoso. E vediamo come la ghiandola parotide abbia soltanto cellule sierose. La ghiandola sottomandibolare e sottolinguale hanno entrambe le cellule, però, entrambi i tipi di ghiandolari. Però nella sottolinguale sono prevalentemente ghiandole mucose. Nella sottomandibolare abbiamo prevalentemente ghiandole sierose. Quindi sottolinguale e sottomandibolare sono miste. La sottolinguale è prevalentemente mucosa, la sottomandibolare è prevalentemente sierosa. Poi abbiamo da considerare la faringe che noi abbiamo già visto e che ora la rivedremo di nuovo. Allora. La faringe, abbiamo visto, organo muscolo membranoso situato dietro le cavità nasali, la bocca e la laringe. Ripetiamo quello che abbiamo già visto perché già lo sappiamo. Estesa dalla sesta cervicale, divisa in rino, oro e ipofaringe. Questa è la sezione posteriore che abbiamo visto l'altra volta. E nella porzione più craniale, rinofaringe, che abbiamo studiato in particolare quando abbiamo parlato dell'apparato respiratorio, sulla parete anteriore abbiamo l'apertura delle due coane nasali, che sono le due aperture delle fosse nasali. Andando verso il basso troviamo gli archi palatini, questo è l'arco palato faringeo, e vediamo, intravediamo le due tonsille. Questa si chiama ugola. Questa è la porzione posteriore della lingua dove troviamo la radice della lingua, dove noi troviamo la tonsilla linguale. Invece nella porzione più bassa vediamo da dietro verso avanti la laringe con la cartilagine epiglottide e poi nella parte intravediamo anteriormente alla laringe la presenza della ghiandola tiroidea. E in basso vediamo che poi la faringe si continuerà con l'esofago. Vi ricordo la presenza quindi dell'anello del Waldeyer, che è costituito dalla tonsilla faringea con la presenza anche di tessuto linfoide attorno alle tube uditive, famosa tonsilla tubarica, che altro non è che una estensione della tonsilla faringea. Poi abbiamo la tonsilla palatina,
E poi abbiamo la tonsilla linguale. Inoltre abbiamo visto che esistono numerosissime piccole, numerosissimi piccoli addensamenti di tipo linfatico, micronoduli linfatici lungo tutto la mucosa. Poi, scusate un secondo solo, ragazzi. Allora, scusate che stiamo organizzando gli esami. Allora, quindi questa invece è la faringe vista posteriormente chiusa, in cui vediamo quindi la sua componente muscolare che in parte è, diciamo che è costituita esclusivamente, non in parte, da muscolatura striata, perché la deglutizione deve essere un movimento volontario. Perfetto, questa immagine l'avevamo già vista. Abbiamo visto l'incrocio tra le vie aerifere e l'apparato digerente. Quindi a questo punto possiamo entrare nel merito della lezione di oggi, che riguarda esofago, stomaco e intestino. L'esofago. L'esofago che cos'è? È il primo tratto del canale alimentare. Cioè noi definiamo canale alimentare tutta quella porzione che, tutta quella porzione dell'apparato digerente che
inizia al termine della faringe e termina a livello del canale anale. E si è costituito da una serie di organi che hanno tutti una organizzazione strutturale comune. Organizzazione strutturale comune che vedremo fra poco e che ovviamente si modifica soltanto in prossimità o per necessità legate a determinate esigenze del singolo organo. Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, noi abbiamo a un certo punto un organo dopo l'esofago, lo studieremo, che si chiama stomaco. Perfetto. Questo stomaco ha la funzione di accumulare il bolo, il cibo che noi abbiamo deglutito nel corso di un pasto e ovviamente, anche se non siamo dei grandi mangiatori, dobbiamo avere però un certo volume, non può essere una struttura tubulare come l'esofago. E allora in questo caso ci sarà una forma un po' più dilatata di questo organo e questo comporterà la necessità di andare a modificare, per esempio, la struttura muscolare per far sì che poi, quando è necessario svuotarlo, noi determiniamo lo svuotamento. Altre esigenze particolari: noi abbiamo alcuni organi che devono essere fissi, non devono muoversi, e altri che devono muoversi. Allora, quelli che si dovranno muovere avranno all'esterno una membrana sierosa che si chiama peritoneo. Quelli che invece devono rimanere fissi non presenteranno il rivestimento epiteliale di tipo sieroso, ma presenteranno una tonaca connettivale che gli permetterà di ancorarsi ai tessuti vicini. In questo caso, quindi, al posto della sierosa ci sarà l'avventizia. Cominciamo a descrivere l'esofago, poi al termine della descrizione dell'esofago faremo un piccolo excursus di generalità che riguarderà la struttura dell'esofago, ma che comunque poi potrà essere esportata ad altri organi. E allora, intanto la faringe, abbiamo detto, era lunga circa 14 centimetri, l'esofago è invece lungo 25 centimetri. Connette la faringe con lo stomaco. Abbiamo detto che la faringe finiva a livello della sesta vertebra cervicale. E a livello della sesta vertebra cervicale comincia l'esofago, che quindi attraversa, essendo sesta vertebra cervicale, una parte del collo e poi entra all'interno della cavità toracica. Nella cavità toracica, lo vedremo nel pomeriggio, questo argomento, attraverserà uno spazio tra i due polmoni, tra le due logge pleuropolmonari, che si chiama questo spazio mediastino. Mediastino è una struttura centrale che troviamo nel torace, che viene attraversata dall'esofago, viene attraversata dalla trachea, viene attraversata dall'aorta, dalla vena cava superiore, da vasi, da altri vasi più piccoli, tipo le arterie bronchiali, i nervi, eccetera, eccetera. E ovviamente che contiene il cuore. Quindi l'esofago è uno di questi organi che attraversa il mediastino. Abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato della trachea, dello speciale rapporto che c'è tra l'esofago e la trachea, che abbiamo detto. La trachea si trova anteriormente all'esofago e la dilatazione dell'esofago durante le onde peristaltiche per permettere il passaggio del bolo deve trovare anteriormente una struttura non perfettamente rigida per permettere la deglutizione stessa. Termina a livello della undicesima vertebra toracica. Però già l'esofago qua si trova nell'addome, perché lo iato esofageo del diaframma, quindi il foro attraverso cui
passa l'esofago dal torace all'addome, si trova all'altezza della decima vertebra toracica. Ricordate una cosa? Abbiamo detto che l'aorta passa posteriormente ai pilastri diaframmatici e la contrazione del diaframma non la disturba. La vena cava inferiore passa nel centro frenico, quindi è una parte tendinea che non si contrae. Invece l'esofago presenta, attraversa lo iato esofageo del diaframma, che ha una funzione contenitiva attiva. Quindi che deve utilizzare un sistema anti-reflusso. Durante il suo decorso, l'esofago attraversa il tratto toracico, il tratto cervicale, il tratto toracico e il tratto addominale. Quindi esofago cervicale, esofago toracico, esofago addominale. Questo è visto da davanti e qua è visto da dietro. Come potete ben vedere, nel corso della sua discesa, incontrerà delle altre strutture anatomiche con cui può contrarre rapporti. Queste strutture anatomiche con cui può contrarre rapporti, quali sono? Non ho l'immagine precisa, quindi ne parliamo così. Sono l'arco dell'aorta, il bronco sinistro, la porzione posteriore del cuore e poi altri due tratti dove l'esofago non si distende bene perché sono dei punti di passaggio, sono il punto di passaggio con la faringe e poi lo iato esofageo del diaframma. Tutti questi punti dove lui ha rapporti possono essere delle zone in cui l'esofago durante la deglutizione non si distende bene. Quindi sono dei punti che vengono definiti in maniera errata restringimenti, ma non sono dei veri e propri restringimenti perché l'esofago normalmente ha un lume virtuale chiuso completamente su se stesso. Ah, ce l'abbiamo l'immagine, pensavo che non l'avessimo. E allora, questi punti di restringimento sono il restringimento cricofaringeo, il restringimento dell'arco aortico, quello bronchiale sinistro, poi c'è questo rapporto con il cuore, con la porzione posteriore del cuore, e poi abbiamo il passaggio all'interno del diaframma. Quando nei tempi antichi, ormai li possiamo definire antichi, circa 30 anni fa, ancora la TAC era agli albori, 35 anni fa anche, la TAC era agli albori, che cosa succedeva? Succedeva che se, e ovviamente non c'era l'ecocardiografia, erano tutte cose ancora da venire, se un cardiologo aveva il dubbio che dalla visita che questo paziente avesse il cuore grosso, e soprattutto l'atrio sinistro grosso, gli prescriveva la radiografia dell'esofago baritato. E in laterolaterale si vedeva come l'esofago era improntato dall'atrio che si trovava a contatto con lui. Ora invece con l'ecocardiografia possiamo misurare qualsiasi cosa e quindi possiamo vedere eventuali compressione sull'esofago stesso. Abbiamo detto che l'esofago fa parte del canale alimentare, quindi fa parte di quel tratto che va dalla fine della faringe fino all'ano, che ha una organizzazione strutturale comune, anche se con delle differenze. La cricofaringe
caratteristica strutturale comune è rappresentata dalla presenza di una serie di tonache concentriche che dall'interno verso l'esterno sono la tonaca mucosa costituita da epitelio di rivestimento e tonaca propria. Poi abbiamo la muscularis mucosa, che è uno strato, la tonaca mucosa è questa. Muscularis mucosa è questo straterello che vedete qua in rosso arancione, che separa la mucosa dalla sottomucosa, che è un'altra tela connettivale. Poi abbiamo la tonaca muscolare, che è costituita da due foglietti, da due strati. Uno strato interno circolare, infatti vedete che è in sezione, lo vediamo come rotondeggiante, e uno strato esterno longitudinale, in cui vediamo l'interruzione della continuità dei fasci di fibre. Per ultimo abbiamo la tonaca sierosa o la tonaca avventizia. La tonaca sierosa è una tonaca come tutte quelle che abbiamo visto a proposito del pericardio, della pleura, eccetera, eccetera. Quindi una componente connettivale profondo e una componente invece epiteliale costituita da un epitelio pavimentoso semplice. Quando invece le viscere non presenta questo ultimo rivestimento, solo l'epitelio presenterà soltanto la porzione connettivale, in questo caso si dirà che si tratta di una tonaca avventizia, avventizia. Per esempio, nell'esofago, secondo voi c'è la sierosa o c'è l'avventizia? A voi aspetto. Secondo voi l'esofago cervicale, l'esofago toracico si devono muovere deve stare fermo? Oh, con voi sto parlando, c'è qualcuno che ascolta. Si può muovere. E perché? È nel mediastino, proprio là non si deve muovere, deve stare fermo. Che se si muove va a toccare il cuore, va a toccare i nervi, va a toccare cose. Quindi in questo tratto deve stare fermo. Invece in questo piccolo tratto, che è il tratto addominale, al confine con lo stomaco, siccome lo stomaco si muove, deve essere più mobile e quindi presenterà la sierosa. Lo stomaco, che si deve poter muovere sul piano anteriore e posteriore, sarà rivestito dalla sierosa, così come l'intestino tenue. Ma, per esempio, dell'intestino tenue, il duodeno, dove va a sboccare il coledoco che trasporta la bile, dove vanno a sboccare i dotti pancreatici principale e accessorio, non si deve muovere, perché altrimenti questi condotti si piegherebbero e la bile non potrebbe entrare all'interno del duodeno. Ci siamo? Quindi c'è sempre un motivo. I visceri che si devono muovere hanno la sierosa, quelli che devono stare fermi hanno l'avventizia. Quindi, quello che vi ho detto finora, ora ve lo ripeto. Malgrado l'esistenza di variazioni strutturali regionali, il canale alimentare presenta un piano di organizzazione comune. Ed è la parete è costituita da una serie di strati che dall'interno verso l'esterno sono rappresentati dalla mucosa formata da epitelio di rivestimento, tonaca propria e muscularis mucose. Ovviamente l'epitelio di rivestimento, anche questo, c'è un motivo se c'è un epitelio piuttosto che un altro.
E allora tutte le volte che il contenuto del canale alimentare può ferire la parete, e nell'esofago può succedere, perché se noi mangiamo qualcosa che non è stata masticata bene o per errore ingeriamo una spina di pesce, che succede? Che abbiamo una mucosa di tipo pavimentoso, composto, non cheratinizzato, che è molto resistente, anche se si graffia un po' non succede niente. Quando invece noi arriviamo al livello dello stomaco, dove dobbiamo secernere, dove dobbiamo avere dei rapporti un po' più attivi nei confronti del contenuto, mentre invece a livello dell'esofago fa passare soltanto il bolo e basta, allora in questo caso l'epitelio si trasforma e diventa un epitelio batiprismatico semplice, che a maggior ragione troveremo ancora di più a livello dell'intestino, dove c'è necessità di assorbire qualcosa. Allora immaginate se io devo assorbire qualcosa con 100 strati di cellule al di sopra, basta uno solo con dei microvilli e posso assorbire. Quindi le modifiche che noi possiamo trovare nel canale alimentare sono delle modifiche legate alla funzione. Quindi se noi sappiamo come funziona quell'organo, non c'è bisogno di impararlo a memoria queste cose. In alcuni organi la tonaca serosa è costituita, sostituita da un tessuto connettivo denso, tonaca avventizia, che si continua con il tessuto connettivo delle strutture adiacenti. Abbiamo detto, se il viscere si deve muovere, è c'ha la sierosa. Se non si deve muovere, c'ha l'avventizia. E quindi riepilogando. Tonaca mucosa con epitelio di rivestimento e tonaca propria e muscolaris mucosa. Sottomucosa, muscolare interna, circolare, esterna, longitudinale, sierosa o avventizia. Quindi le differenze strutturali regionali della parete del canale alimentare sono costituite da caratteristiche dell'epitelio, localizzazione e tipologia delle ghiandole, organizzazione della tonaca muscolare, presenza della tonaca sierosa o della tonaca avventizia. E vediamo, questa è la struttura dell'esofago proprio. Come vedete, questa è una sezione trasversale. Questo è il lume dell'esofago. Normalmente il lume dell'esofago è chiuso perché la tonaca muscolare è contratta. Quando la tonaca muscolare permette l'apertura dell'esofago stesso per il passaggio del bolo, si distende la mucosa. Vediamo l'epitelio di rivestimento, che è un epitelio piuttosto spesso, la tonaca propria che vedete in questo strato bianco, e poi questo strato scuro è la muscolaris mucosa. Tutto questo strato invece bianco più rappresentato è la sottomucosa, all'interno della quale troviamo una serie di ghiandole che secernono muco. Perché secernono muco? Perché devono permettere il passaggio del bolo. Quando l'elettricista fa un impianto e deve infilare i cavi nell'impianto, prima infila una sonda e poi infila i cavi, che cosa fa? Utilizza una sorta di lubrificante che viene messo all'interno di questi tubi corrugati per favorire il passaggio di questi fili, soprattutto se sono molti rispetto alla dimensione del tubo stesso. Questa stessa immagine, guardiamola un attimo come se noi avessimo l'esofago aperto e quindi guardassimo in sezione. Questa è la superficie dell'esofago, con l'epitelio di rivestimento, vedete, pavimentoso, composto, non cheratinizzato. Vediamo questi fori sulla superficie che rappresentano il punto di sbocco delle ghiandole
che si trovano nella tonaca sottomucosa. Perché diciamo che sono la ghiandola nella tonaca sottomucosa? Perché questo strato, che si chiama muscularis mucosa, che è un piccolo strato di tessuto muscolare liscio, separerà la mucosa dalla sottomucosa. Al di sotto dell'epitelio abbiamo la tonaca propria della mucosa, muscularis mucosa, sottomucosa con le ghiandole, e poi gli strati esterno longitudinale e interno circolare. E all'esterno di tutto la tonaca avventizia. Questa è la mucosa vista istologicamente con epitelio pavimentoso composto, vedete quanti strati sono per proteggere gli strati sottostanti, e questa è la tonaca propria. Lo strato della muscolaris mucosa lo troviamo a questo livello. Questa è la stessa immagine che avevo mostrato prima in bianco e nero, dove però si capisce meglio, perché vedete, ve la ingrandisco un po' così. L'epitelio è questo che vedete scuro. Questa striscetta ancora più scura che lo separa dalla tonaca propria è costituita questa striscetta scura che separa la mucosa dalla sottomucosa è costituita dalla muscularis mucosa. Poi abbiamo quindi epitelio di rivestimento, tonaca propria, muscularis mucosa. Sottomucosa, strato interno circolare e strato esterno longitudinale. Vi ho detto poco fa che l'epitelio di rivestimento è un epitelio pavimentoso composto, ma abbiamo detto anche che a livello dello stomaco questo epitelio deve modificarsi e deve diventare batiprismatico semplice. Ecco, questo avviene a livello di... c'è proprio un passaggio specifico al confine tra esofago e stomaco che prende il nome di Z-line o linea Z. Vedete che ha questo aspetto a zigzag, in cui l'epitelio improvvisamente da pavimentoso diventa batiprismatico semplice. La tonaca muscolare dell'esofago si spinge anteriormente verso la parete posteriore della trachea, costituendo il cosiddetto muscolo tracheo-esofageo. E per ultimo, e poi vi faccio prendere un caffè perché vedo faccio veramente sveglie stamattina. Capisco che è lunedì, ma proprio vi vedo persi. Prendetevi un litro di caffè. Questo è lo iato esofageo del diaframma, con questi due impianti muscolari, di cui uno, che è quello posto a destra della linea mediana, vedremo si continuerà verso la giunzione tra duodeno e digiuno a costituire il cosiddetto legamento del traits. Legamento del traits. Quindi nella parte successiva della lezione parleremo della cavità addominale in generale e poi cominceremo a parlare dei singoli organi. Ci vediamo fra poco. Ci sono ritardatari? Prof, sono entrata con ritardo. Ferrante, vero? Sì. A posto. Gli altri invece non sono arrivati. Pirozzolo c'è, la Prusciano non c'è, Trapani non c'è e Guerrero non c'è mai, quindi va bene. Va bene, ci vediamo fra poco. A dopo.
Ricominciamo. Allora, a questo punto dobbiamo parlare dell'argomento della cavità addominale per poi sistemare al suo interno i vari organi e apparati. Allora, cos'è la cavità addominale? La cavità addominale è questa grande cavità splanchnica che noi abbiamo caudalmente alla cavità toracica e separata da esso dal muscolo diaframma. Si estende dal diaframma alla base della pelvi e comprende una porzione superiore che è detta cavità addominale propriamente detta e una inferiore che si chiama piccola pelvi. Vedete, la cavità addominale propriamente detta è questa che vedete disegnata in giallo e in verde, mentre invece la piccola pelvi è questa che vedete disegnata in arancio. Ma voi mi chiederete, ma perché la cavità addominale propriamente detta l'abbiamo colorata con due colori diversi? Si è sbagliato il disegnatore? No, non si è sbagliato. Semplicemente perché poi vedremo che il mesocolon trasverso, che è un legamento che unisce il colon trasverso alla parete addominale posteriore, divide la cavità addominale in una porzione sopra mesocolica e una porzione sotto mesocolica. La parete della cavità addominale è costituita in parte da una componente scheletrica, ma molto in parte. Per il resto è costituita da muscoli che di fatto vanno a chiudere tutti questi spazi che noi vediamo. In più, a livello della cavità pelvica, come vedete, il pavimento della cavità pelvica è aperto e quindi sarà chiuso da una struttura di tipo muscolare. Ma siete ancora a prendere caffè o vi siete addormentati? Accendete le telecamere. In gran parte la parete della cavità addominale è costituita da muscoli ed è delimitata in avanti dai muscoli retti addominali e dai muscoli piramidali. I muscoli retti addominali sono praticamente i famosi muscoli della tartaruga, di cui abbiamo parlato tante volte. E poi abbiamo lateralmente, ma ne abbiamo parlato già di questi muscoli recentemente, lateralmente e anteriormente, quindi sui muscoli retti e piramidali, abbiamo l'aponeurosi dei muscoli obliquo esterni, obliquo interno e trasverso. Poi invece, lateralmente e posteriormente, avremo altre strutture muscolari che sono rappresentate fondamentalmente dal muscolo quadrato dei lombi, che va a chiudere posteriormente la cavità addominale. Questa è la parete anteriore alla cavità addominale vista dall'interno, in cui vediamo questi muscoli, questo è il diaframma, questo è il muscolo trasverso perché siamo all'interno, ma se voi guardate questo ingrandimento che vi faccio, vediamo i tre strati, obliquo esterno, obliquo interno e trasverso, che poi con la loro aponeurosi inglobano il muscolo retto, formano questa linea connettivale che si trova tra i due muscoli retti e che si chiama linea alba. Vedete che questa linea alba è interrotta dal foro per la cicatrice ombelicale e poi si continuano nei muscoli retti e piramidali dell'altro lato. A questo punto noi possiamo descrivere la parete addominale anteriore e la possiamo descrivere utilizzando delle linee
di riferimento. Perché? Perché stiamo facendo questo break nello studio del canale alimentare? Perché nell'ambito degli organi del canale della cavità addominale, noi dobbiamo poter dire con certezza dove si trovano. Cosa abbiamo detto nella primissima lezione? Che la terminologia anatomica è molto importante. Quindi se io vi dovessi chiedere il fegato, voi mi dovete dire dove si trova. Se io vi dovessi chiedere lo stomaco dove si trova, l'appendice dove si trova, il rene dove si trova. E per far questo io ho bisogno di dividere la cavità addominale in quadranti, che è quello che poi noi facciamo quando abbiamo l'armadio a casa nostra, dove ci sono degli scaffali. E allora, se voi dite a qualcuno, sai, nella mia stanza mi vai a prendere il maglione grigio, ma dove si trova? Si trova nel terzo scaffale a destra. Ci siamo? E dove si trova lo stomaco? Lo stomaco si trova nel terzo scaffale a destra, che vedremo come si chiama. Allora, innanzitutto noi dobbiamo distinguere tre linee orizzontali. Queste tre linee orizzontali sono una che passa a livello della base dello sterno, orizzontale, si chiama linea basi sternale. Una linea, o meglio, se volete un piano, che, però meglio linea, che unisce i margini inferiori, antero-inferiori delle coste. È una linea che si chiama bis iliaca, che unisce le due spine iliache anteriori e superiori. In questa maniera noi avremmo diviso il nostro addome in tre quadranti, uno superiore, uno medio e uno inferiore. Quello superiore si chiama epigastrio, quello intermedio si chiama mesogastrio e quello inferiore si chiama ipogastrio. Ma questo non ci basta e quindi utilizzeremo due linee verticali oblique che partono dal punto di mezzo della clavicola fino al tubercolo pubico, quindi sono un po' a chiudere. In questa maniera ciascuno dei tre quadranti è a sua volta suddiviso in altri tre quadranti. Quindi il quadrante superiore si dividerà in ipocondrio destro, epigastrio e ipocondrio sinistro. Il quadrante intermedio si dividerà in fianco destro, mesogastrio e fianco sinistro. I quadranti inferiori in fossa iliaca destra, ipogastrio e fossa iliaca sinistra. Quindi, quelli superiori si chiameranno ipocondrio destro, epigastrio, ipocondrio sinistro, quelli medio mesogastrici, fianco destro, mesogastrio e fianco sinistro, quelli inferiori ipogastrici, regione inguino-addominale destra, ipogastrio e regione inguino-addominale di sinistra. La parete della cavità addominale, quindi abbiamo detto che anteriormente era costituita dai muscoli retti e piramidali e dalla aponeurosi dei muscoli obliquo esterni, obliquo interni e trasversi. Lateralmente abbiamo le parti carnose di questi muscoli, obliquo esterno, interno e trasversi, dei muscoli iliaci. Il muscolo iliaco è la parte che riveste all'interno la fossa iliaca del muscolo iliopsoas. E poi indietro abbiamo detto tratto lombare della colonna, pilastri del diaframma, muscoli psoas e muscoli quadrati dei lombi, che abbiamo detto chiudono tra le coste e la cresta iliaca. Il limite inferiore alla cavità addominale è rappresentato dallo stretto superiore del bacino. Cos'è lo stretto superiore del bacino? È quel piano che passa tra, lo faccio vedere qua, tra il promontorio, che è il punto più sporgente del sacro anteriormente,
è il margine interno della sinfisi pubblica. Da questa linea, facendo passare un piano trasversale che non sia inclinato da un lato e dall'altro, abbiamo il piano dello stretto superiore, che ovviamente passa attraverso la linea arcuata dell'ilio. Vedete? Questo è lo stretto superiore. Al di sotto dello stretto superiore avremo la cavità pelvica, propriamente detta. E questa, vedete, è la parete posterolaterale del bacino, dell'addome, con i muscoli psoas, con i pilastri diaframmatici, con i muscoli quadrati dei lombi, poi i tre muscoli trasverso, obliquo interno, obliquo esterno, se li guardiamo dall'interno verso l'esterno, e a livello pelvico dal muscolo iliaco, che assieme al muscolo grande psoas forma il muscolo iliopsoas. In basso, la cavità pelvica propriamente detta presenterà questo pavimento costituito da muscoli che di fatto mantengono in maniera attiva i visceri in posizione e che ovviamente sono attraversati sia dal retto che nella donna dalla vagina e poi dall'uretra. La volta della cavità addominale è costituita dal diaframma, che presenterà questa struttura a trifoglio che prende il nome di centro frenico, dove troviamo lo iato per la vena cava. Posteriormente al diaframma vediamo passare l'aorta, per cui non è in qualche modo disturbata la contrazione del diaframma, e poi abbiamo visto il passaggio attraverso lo iato esofageo dell'esofago, che presenterà uno dei due, forma una specie di cappio, una specie di anello, e quello posto a destra della linea mediana diventerà il punto di attacco del legamento del traits. Ne parleremo quando parleremo del duodeno. Cosa c'è nella cavità addominale propriamente detta? C'è la maggior parte del canale alimentare, tranne l'esofago, e il retto, che invece si trova a livello della cavità pelvica. Il fegato, il pancreas, la milza, i reni, i surreni, parte degli ureteri, vasi sanguiferi, linfatici, linfonodi e nervi. E vedete, questi sono gli organi della cavità addominale. Questo è il fegato, questo è lo stomaco, questo è il colon, tutto questo è intestino tenue. Ovviamente questa è una sezione sagittale mediana, quindi ci manca, per esempio, tutta la parte sinistra, ci manca la milza, non vediamo i reni, non vediamo i surreni, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che gli organi della cavità addominale, soprattutto ne abbiamo parlato a proposito del canale alimentare, noi abbiamo una diversa disposizione del peritoneo nel caso in cui un organo sia mobile e nel caso in cui sia immobile. Ma non è che lo decide l'organo se è mobile o immobile, lo decidono le opportunità. Vi faccio un esempio che non c'entra col canale alimentare. I reni. I reni devono avere una loro posizione ben precisa. Siccome sono collegati alla vescica dagli ureteri, che sono due condotti, due organi muscolari, a parete muscolare, che devono trasportare l'urina, se voi capita che state innaffiando le piante d'estate con un tubo di questi da innaffiamento, e questo tubo è cotto dal sole, per cui non è più particolarmente rigido, se questo tubo si piega, l'acqua non esce più e a monte aumenta la pressione. E se non avete attaccato bene questo tubo al rubinetto, a un certo punto si stappa dal rubinetto e comincia a uscire l'acqua. È vero o non è vero? Ebbene. Nel caso dell'uretere, se l'uretere si piega, si dice si inginocchia,
Non solo l'urina non arriva più in vescica, ma a monte aumenta la pressione. Aumentando la pressione si ha una, nel caso non stappa nessun rubinetto, ma si ha una colica renale. Quindi ovviamente deve essere un organo perfettamente fermo. Se noi guardiamo il duodeno, che è un viscero canale alimentare dove devono andare a sboccare i condotti pancreatici, il condotto coledoco che trasporta la bile, è chiaro che se questo viscere si muove e si piegano questi condotti, abbiamo uno stravaso di liquido prodotto, quindi di succo pancreatico, che è notevolmente destruente nei confronti del pancreas stesso, e questa è l'origine, diciamo, della pancreatite, che è una delle infiammazioni più drammatiche, ma anche, per esempio, un inginocchiamento del coledoco, un'ostruzione del coledoco, dà luogo a parte la colica epatica, uno stravaso biliare, ittero, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei visceri che devono stare fermi e dei visceri invece che si muovono. Ma in una situazione così complessa, perché noi finora cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il cuore che entra nel mediastino, abbiamo visto i polmoni, ognuno a destra e a sinistra con quell'aspetto che vi ho detto io da palloncino da parte, in senso medio laterale. Ma qua c'è una situazione molto più complessa. E in questo caso come si organizza il viscere rispetto al peritoneo? Si organizza con un sistema analogo, però con delle diverse complessità. Intanto il peritoneo, come il pericardio, come la pleura, è una membrana sierosa, riveste le pareti addominali e si riflette sui visceri peritoneo-viscerali. Il concetto è sempre lo stesso. Fate finta che la cavità addominale fosse vuota e che i visceri a uno sono entrati e si sono rivestiti di peritoneo viscerale. E questo è quello che succede. Questo è, nello schema ovviamente, un peritoneo primitivo. Questo viscere entra nel peritoneo fino a quando poi resta collegato al peritoneo parietale attraverso questo legamento. Questo legamento prende il nome nel peritoneo di meso. Ci siamo? Meso. E se dopo essere entrato il primo, che è questo, ne entra un altro alla stessa direzione? Allora in questo caso questo legamento sarà sempre un meso, mentre invece questo che unirà due visceri, tutte e due rivestite dal peritoneo, prende il nome di omento. Omento, quindi meso e omento. Oppure può succedere che un viscere sporga poco poco attraverso il peritoneo, ma non ne sia rivestito, per cui è immobile. In questo caso parliamo di organi retroperitoneali. Noi studieremo degli organi che sono rivestiti di davanti dal peritoneo, tipo il pancreas, ma dietro il peritoneo non lo riveste, per cui il pancreas non si muove. Un viscere, per essere intraperitoneale e muoversi, deve essere interamente rivestito dal peritoneo. E vedete, questa è una cavità addominale nella quale sono stati tolti tutti i visceri rivestiti dal peritoneo e rimangono gli altri. Cosa è stato tolto? Il fegato, che non vediamo più qua, è stato tolto lo stomaco, è stato tolto tutto l'intestino, è stato tolto qua anche l'intestino grasso nelle due porzioni fisse, che sono il colon ascendente e il colon discendente, che come vedete li riveste soltanto nella parete anteriore. E vedete che qua sotto resta il duodeno, che è quella parte dell'intestino tenue, la prima parte dell'intestino tenue,
che non si deve muovere assolutamente, perché a questo livello sboccano il succo pancreatico e la bile. Quindi gli organi retroperitoneali quali sono? I reni e i surreni, il duodeno, il pancreas, la vena cava inferiore, la aorta con i suoi vasi, gli ureteri. Abbiamo detto che tra gli organi intraperitoneali che manca in questa, che mancano in questa immagine, c'è la parte, l'organo successivo al, quindi ritorniamo alla lezione di oggi, l'organo successivo, quello che viene dopo rispetto all'esofago, che è lo stomaco. E vedete, lo stomaco è rivestito interamente dal peritoneo anteriormente e posteriormente, e è la continuazione dell'esofago, cioè l'esofago si continua con lo stomaco con un tipo di giunzione che si chiama termino laterale. Termino laterale. Perché termino laterale? Perché nello stomaco, vediamo se questa immagine ce lo fa vedere, ecco, nello stomaco noi abbiamo a livello del fondo una bolla contenente aria. Allora, se l'esofago invece di arrivare lateralmente arrivasse sul fondo dello stomaco, basterebbe un minimo di flessione del nostro tronco per aumentare la pressione endoaddominale e quindi determinare la fuoriuscita di aria e anche del contenuto ovviamente dello stomaco. Per cui è necessaria questa giunzione termino laterale. Termino laterale. Lo stomaco, che abbiamo detto interamente rivestito dal peritoneo, deve presentare ovviamente o meso o omento, e presenterà un collegamento alla parete addominale attraverso questo legamento che viene dalla porzione inferiore del fegato. Quindi ci troviamo in questa fattispecie. Questo è il fegato e questo è lo stomaco. E quindi questo legamento che unisce il fegato allo stomaco è un omento, e in particolare si chiama piccolo omento. Questo si chiama piccolo omento, che a sua volta è costituito da una porzione che unisce il fegato allo stomaco, che si chiama legamento epatogastrico, e da una componente che unisce il fegato al duodeno, che si chiama legamento epatoduodenale. Entrambi formano il piccolo omento. Dalla grande curvatura dello stomaco parte un altro importante legamento, sempre omento, perché se nasce dallo stomaco, che già è il secondo viscere, questo che cosa fa? Scende a grembiule a livello della parete, quindi a contatto con la parete addominale anteriore, torna indietro e si porta verso il colon trasverso. Se noi andiamo a fare una sezione apriamo la cavità addominale, la prima cosa che vediamo è questo grande omento, questo grembiule, come un grembiule di quelli che da cucina, insomma. Questo grembiule che parte dalla grande curvatura dello stomaco. Per quanto riguarda la organizzazione dello stomaco, esso è compreso, quindi abbiamo detto, tra l'esofago e l'intestino tenue, e presenta una caratteristica morfologia a bisaccia. Presenterà un fondo, un corpo e una regione pilorica.
tra il fondo e il corpo abbiamo la regione del cardias. Che cos'è il cardias? È il punto dove l'esofago si continua con l'esofago. L'esofago si continua con lo stomaco. Lo stomaco avrà poi una faccia anteriore o parete anteriore e una parete posteriore. E poi presenterà due margini, uno che è il margine destro, che è più piccolo, si chiama piccola curvatura, e uno che è più ampio, che è sul lato sinistro, che si chiamerà grande curvatura. Quindi, parete anteriore, parete posteriore, cardias, fondo, corpo, piloro, piccola curvatura, grande curvatura. Vedremo poi che l'esofago. Vabbè, lo stomaco si continuerà con il duodeno attraverso il canale pilorico che fra un poco vi faccio vedere. Dal punto di vista strutturale, lo stomaco presenterà quindi quella caratteristica, organizzazione di tonache sovrapposte, con la mucosa, la sottomucosa, la muscolare e la sierosa, perché abbiamo detto che è tutto rivestito dal peritoneo. Presenterà una struttura, della componente muscolare un po' più, diciamo, articolata, per la presenza, oltre allo strato longitudinale e quello circolare, anche di uno strato obliquo, che serve per favorire la contrazione e lo svuotamento dello stomaco stesso. La componente pilorica si divide in antro pilorico e canale pilorico. E questo, vedete, è l'orificio pilorico. Qua siamo, questo è uno sfintere vero e proprio. Quindi normalmente questa componente così robusta, muscolare, durante il periodo della digestione, della prima digestione, sta chiuso fino a quando le caratteristiche del bolo che noi avevamo introdotto, che è diventato chimo, sono tali da poter permettere lo svuotamento dello stomaco. E qua si innesta la tragedia di tutti i bambini che basta che mangiano una qualsiasi cosa, per 3 ore non fanno il bagno a mare. È una cosa che abbiamo vissuto tutti con grande difficoltà perché vedevamo gli altri bambini che giocavano. Ma c'è un fondamento scientifico che è quello che fino a quando lo stomaco è pieno, richiede un afflusso di sangue tale che nel caso in cui si faccia il bagno in acqua non particolarmente calda, si può andare incontro alla cosiddetta congestione e di conseguenza anche all'exitus, alla morte. Per cui è chiaro che le mamme tendono a farti stare 3 ore pure che hai bevuto acqua. Ovviamente il tempo della digestione dipende da quello che si è mangiato e dalla complessità degli alimenti che abbiamo introdotto. Quanto riguarda la struttura dello stomaco, oltre al fatto che l'epitelio di rivestimento, se ricordate poco fa, abbiamo parlato della linea Z, che è quella linea di passaggio tra la mucosa esofagea e la mucosa dello stomaco, abbiamo una superficie interna piuttosto anfrattuosa legata alla contrazione della tonaca muscularis mucosa, che dà luogo alle cosiddette pliche gastriche. Inoltre, nelle varie porzioni dello stomaco abbiamo una componente ghiandolare molto importante che è costituita, nel caso del fondo del corpo, dalle ghiandole gastriche propriamente dette, ghiandole gastriche propriamente dette. E invece a livello del cardias e del piloro,
di ghiandole cardiache o piloriche che sono ghiandole tubulari composte, mentre le ghiandole gastriche propriamente dette sono ghiandole tubulari semplici. Per capire che cosa fanno queste ghiandole, dobbiamo capire che cosa fa lo stomaco. Lo stomaco si occupa in particolare della scissione delle proteine in amminoacidi più semplici e per far questo utilizzerà un enzima che si chiama la pepsina, che agisce in ambiente molto acido. Dopodiché esisteranno altri tipi di enzimi per una prima digestione dei carboidrati, anche dei lipidi, ma insomma molto meno importante rispetto alla pepsina. Pertanto, a livello della maggior parte dello stomaco, abbiamo queste ghiandole che vedete in basso a destra, che sono le ghiandole gastriche propriamente dette, all'interno delle quali noi troveremo due tipi di ghiandole. Troveremo le ghiandole parietali e le ghiandole principali, le cellule parietali e le cellule principali. Rispettivamente che cosa fanno? Producono acido cloridrico e producono il pepsinogeno, quindi questa è una classica cellula zimogenica. Il pepsinogeno è un precursore della pepsina, che è un importante enzima proteolitico. Quando questo viene in contatto con l'ambiente acido determinato dalla produzione di acido cloridrico da parte di queste cellule, si trasforma in pepsina e tende a distruggere tutte le proteine e trasformarle in amminoacidi semplici. Ovviamente, che cosa succederà? Succederà che questo tipo di digestione potrebbe avvenire anche nei confronti della mucosa gastrica, motivo per cui la mucosa gastrica è rivestita da uno spesso strato mucoso che serve a impedire la autodigestione e quindi la lesione della mucosa stessa. Il muco viene prodotto dall'epitelio di rivestimento e viene prodotto anche a livello di queste ghiandole cardiali e piloriche. Ed è importante che sia prodotto in eccesso, in buona quantità, perché altrimenti potremmo avere una erosione della superficie mucosa. E vedete, questo è l'aspetto della mucosa gastrica con le pliche gastriche che sono costituite dalla contrattura della muscolaris mucosa. E poi vedete nella superficie dello stomaco, vediamo la presenza di queste areole gastriche che si formano, che sono presenti anche quando noi utilizziamo un miorilassante e che di fatto sembra danno un aspetto come un pavimento delle strade di quelli che ci sono a Roma, con i San Pietrini, il pavé, insomma, questo aspetto così. E questa, vedete, è la struttura della parete gastrica, questa è vista alla superficie, queste sono le ghiandole tubulari ramificate in sede cardiale e pilorica, e queste invece sono le ghiandole tubulari semplici che troviamo nelle cellule e nella regione ossintica, quindi nella regione del fondo e del corpo. In queste riconosciamo le cellule parietali, che sono queste in arancione, che sono quelle che producono l'acido cloridrico, e le cellule principali, che sono quelle zimogeniche. Quindi le ghiandole gastriche si dividono in ghiandole cardiali, ghiandole gastriche propriamente dette, che abbiamo detto nel fondo del corpo, e ghiandole piloriche. Le ghiandole gastriche propriamente dette, abbiamo detto tubulari semplici, due tipi di cellule, principali e parietali. Principali producono pepsinogeno,
parietali producono l'acido cloridrico, che in realtà utilizza, cioè unisce al di fuori della cellula gli ioni H+ che vengono dal sangue e gli ioni cloro che vengono secreti dalla cellula. Appena giungono in contatto si forma l'acido cloridrico. Tonaca muscolare dello stomaco, abbiamo già detto, strato interno circolare, strato esterno longitudinale, strato ancora più interno obliquo, che serve per favorire la chiusura, la contrazione. E questa, vedete, è la struttura del piloro con questo sfintere muscolare molto rappresentato. Completato l'argomento dello stomaco, dobbiamo parlare dell'intestino. E parliamo nell'intestino tenue, dobbiamo descrivere diverse porzioni. Queste porzioni sono il duodeno, il digiuno e l'ileo. L'intestino tenue in generale, complessivamente, si estende dal piloro alla valvola ileocecale, dove si continua nell'intestino grasso. È lungo circa 3 metri. È formato da una parte iniziale fissa, abbiamo detto fissa, quindi non rivestita interamente da peritoneo, che si chiama duodeno, e da una parte mobile, costituita dall'intestino tenue mesenteriale, in cui la porzione prossimale, i 2/5 prossimali, costituiscono il digiuno, si chiama digiuno, e i 3/5 distali si chiamano ileo. Digiuno e ileo costituiscono l'intestino tenue mesenteriale. Vedremo che questa suddivisione tra digiuno e ileo è una suddivisione più scolastica che reale, perché in realtà nessuno saprebbe indicare con certezza dove finisce il digiuno e dove finisce l'ileo. Vedete, intestino tenue, al termine dello stomaco abbiamo il duodeno, dopodiché comincia l'intestino tenue mesenteriale. E questo, vedete, duodeno, digiuno, e in questo punto in cui abbiamo questo cambio di colore tra duodeno e digiuno, abbiamo il famoso legamento del Treitz, che viene dal pilastro diaframmatico attorno allo iato esofageo del diaframma. La porzione iniziale si chiama digiuno, la porzione terminale si chiama ileo, e poi l'ileo terminerà a livello dell'intestino grasso con la cosiddetta valvola ileocecale, valvola ileocecale. Il duodeno inizia a livello del piloro e termina a livello della flessura duodeno-digiunale, continuandosi nel digiuno. È lungo circa 20-25 cm e forma una curva che ingloba la testa del pancreas. E vedete, questo è il duodeno e questa è la testa del pancreas. Nel duodeno troveremo una parte superiore, una parte discendente, una parte orizzontale e una parte ascendente. In questa immagine, che è quella in cui sono stati tolti i visceri endoperitoneali, vediamo come il duodeno sia accollato alla parete posteriore dalla presenza del peritoneo. Questo perché? Perché, come vedete, abbraccia la testa del pancreas e a questa altezza, come è possibile vedere in questa immagine, che è molto bella, lui riceve lo sbocco del condotto pancreatico principale e del coledoco a livello di questa struttura che si chiama papilla duodenale maggiore, mentre invece riceverà lo sbocco di una parte del succo pancreatico a livello della papilla duodenale minore. Il duodeno viene dal fegato. Se ricordate, poco fa abbiamo parlato del piccolo omento, e
decorre all'interno del legamento epato-duodenale, mentre invece il condotto pancreatico principale viene dal corpo e dalla coda del pancreas. Ma a questo livello sembrerebbe che ci sia un solo sbocco, in realtà gli sbocchi sono due, come è possibile vedere in questa vecchissima immagine che ci fa vedere come è stato incannulato sia il condotto pancreatico principale che il coledoco, ma questo è molto importante perché se la bile rigurgita e torna indietro a livello del ducto pancreatico principale o viceversa, ci sono dei danni notevolissimi, per cui entrambi devono sboccare separatamente all'interno del duodeno. Come vedete, in corrispondenza dello sbocco, abbiamo un dispositivo sfinteriale che permette la regolazione dell'apertura e chiusura del duodeno. Il duodeno si continua a livello del digiuno, vedete, questo è lo iato esofageo del diaframma, attraverso questo pilastro destro, questa estroflessione, il pilastro destro del diaframma, che si porta sulla flessura duodeno-digiunale, dando luogo al legamento del traits. La struttura ovviamente la vedremo assieme a quella dell'intestino tenue mesenteriale, con cui cominceremo la lezione prossima, che non è quella di oggi pomeriggio. Piuttosto, io credo che voi abbiate segnato una lezione per domani mattina. Vi risulta? Sì. Questa la dobbiamo spostare perché ci sono esami domani. Quindi poi vi faremo sapere quando la recuperiamo. Intanto ci vediamo oggi pomeriggio alle 5, va bene? Ci vediamo dopo. Arrivederci. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.